Sì, oggi è una giornata abbastanza speciale. Vabbè, primo perché siamo tutti in pista qua a Maggione, grazie al club, insomma, Ducati Club Perugia, anche un po' tutti insieme riusciamo a girare noi DD, diversamente disabili, chi ha amputato gamba, chi ha amputato il braccio, anche ragazzi in carrozzina, riusciamo bene a girare. In più, per me è una giornata ancora più speciale perché giro con la mia R1, la prima volta dopo l'incidente. Proprio lei, è quella con cui è successo il patatrac, né per colpa sua né per colpa mia, perché un ubriaco alla guida di un Defender, una macchina abbastanza piccola, mi ha tagliato la strada, e tra la cunetta e lui ci stavo io, e mi ha centrato proprio nella parte sinistra e mi ha, diciamo, lasciato il braccio tra la sua macchina e il serbatoio della moto. E quindi, diciamo, problema, se lo vogliamo chiamare problema, quello di riadattare la mia moto, perché io ho un'amputazione all'avambraccio sinistro, quindi ho dovuto spostare la frizione sul lato destro, quindi ho la doppia leva, freno e frizione. Il problema che, diciamo, tutti mi chiedono e mi dicono: ma come hai fatto a risalire in moto? E ancora di più, per esempio, oggi a andare in pista con la moto con cui ho fatto l'incidente. Per me, diciamo, secondo me non è un problema. Per me non lo è stato un problema, perché io dopo un mese dall'amputazione sono subito, immediatamente, voluto risalire in moto, perché boh, è difficile saperlo spiegare. È stata, insomma, semplicemente vita. Per me è vita, era non solo passione, ma per me è tutto. Quindi è come se mi togliessero l'acqua. Sì, beh, partiamo dal presupposto, insomma, che in pista non ti viene l'altra macchina nel senso contrario, quindi per quello magari può essere più facile. Sotto certi punti di vista ci sono altri piloti, sì, ci sono altri piloti. È diverso. L'augurio più grosso che posso fare, insomma, ai motociclisti stradali e non, è di stradali, di stare attenti a tutto, perché magari l'errore ci può stare, può capitare, però in strada è molto più difficile che ti fai male. Non per colpa tua, per quelli, diciamo, i più sportivi che vanno in pista, cazzo. Grazie a te.